Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico, anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo di soluzioni di retrocomputing nel networking, sia retro networking, come far passare files tra un PC Intel ed un Macintosh OS Classic che sembrano non comunicare. Dunque, la prima soluzione è: come si importano e esportano dati da e per altre piattaforme? È utile usare i convertitori dei programmi, ad esempio di ClarisWorks Word Excel, selezionando l'opzione salva con nome e cambiando formato scegliendo nel menu a pop-up il formato desiderato. In alternativa è utile salva e cambiare nome al formato del file seguendo la regola dell'8+3, vecchio formato DOS, oppure usare il traduttore di formati MacLink, ricordarsi di tagliare il nome a punta ad 8 lettere senza spazi, senza accentate, senza segni di interpunzione, ed aggiungere un punto ed altre 3 lettere, appunto la estensione, che identificano correttamente il tipo di file: txt per il testo ASCII, doc per i documenti Microsoft Word, xls per il documento di Microsoft Excel, WPD per il documento di WordPerfect, JPEG per immagini JPEG, GIF per immagini GIF, PCT per immagini PICT e BMP per immagini Bitmap. Questo perché nel formato DOS, che quindi ci riferiamo sia a Windows 3.1 che a Windows 95 che a Windows 98, la sintassi seguiva strettamente la regola DOS del 8+3, un nome di 8 caratteri seguito dal suffisso di 3 lettere che definiva il formato del file. Come far passare files tra un PC e un Mac che non sembrano comunicare? Ecco, un tempo e anche oggi si usa direttamente la posta elettronica con un allegato in attachment. Oppure, quando esistevano appunto nel retrocomputing ed esistono tutt'oggi, floppy in formato DOS. Se ci sono documenti più grandi di un floppy, provare a comprimere i files con un compressore come Zipit o Stuffit. Si poteva utilizzare appunto dischi rimuovibili della Yomega oppure dei CD masterizzati nel formato ISO 9660. Si poteva utilizzare un programma terminale e una connessione diretta con un cavetto seriale usando appunto sul Macintosh ZTerm e microphone LT, mentre su Windows si usava WinTerminal. Di questo poi ne parleremo un po' più dettagliatamente. Si poteva installare sul PC del software commerciale che permetteva al PC di utilizzare Apple Tag ed Apple Share. Oppure si poteva semplicemente utilizzare il protocollo FTP su connessione TCP, che di questo ne parleremo più approfonditamente. C'era poi del software commerciale per far accedere il macOS al protocollo di rete Microsoft, anche qui ne parleremo successivamente. Oppure emulare Windows sul Macintosh ed accedere alla rete Microsoft, oppure emulare il Macintosh sotto Windows ed accedere alla rete Apple Share. Passiamo alla prima, diciamo, soluzione, quella di una connessione terminale con un cavetto seriale diretto tra la presa seriale Macintosh RS422 e la seriale del PC RS232. Ovviamente occorreva costruire un cavetto seriale con due spinotti diversi seguendo ovviamente la relativa pedinatura, e qui, se siete interessati a questa cosa, il link lo trovate in descrizione di YouTube, altrimenti a video c'è le immagini della pedinatura dalla parte del modem, quindi di 8, vista dal pannello del Mac, ovvero guardando il retro dello spinotto maschio dove si salda, e la femmina vista frontalmente.
e queste sono le relative paginature che le potete trovare. C'è poi ovviamente la paginatura della seriale del PC RS232, che è fatta in modo diverso, e anche qui a video potete trovare la relativa paginatura. Ovviamente dovete stare a perdere tempo per incrociare in modo attento i relativi fili con la relativa piedinatura, altrimenti non vi funzionerà nulla. Ecco, una volta che avrete costruito un cavetto seriale invertito null modem dalla RS422 seriale Macintosh con jack MiniDIN 8 e dall'altro capo del cavo della seriale una RS232 seriale PC Canon 9 o 25, basta connettere i due computer e scambiare i dati, appunto usando il software che emula un terminale sia dal Macintosh ZTerm oppure Microphone LT. Sul PC basta utilizzare il programma di Windows 3.1, Windows 95 98, WinTerminal. Ovviamente occhio allo schema del cavo seriale null modem che va seguito, diciamo, va attaccato con i fili proprio fisicamente nelle saldature, seguendo, diciamo, le relative specifiche. C'era anche un programmino molto carino che era, si chiamava Stargate, che effettuava praticamente la stessa cosa, quindi stabiliva una connessione di rete, quindi più sofisticata ma immediata, con un semplice drag and drop. Una volta installata l'applicazione Stargate, il link lo trovate praticamente in descrizione, il programmino stabiliva in modo automatico una connessione seriale. Bastava drag droppare i documenti nella cartella in uscita per trovarsi sull'altra parte del computer, nella cartella in entrata, il relativo documento già bello e trasferito con una connessione terminale. Ovviamente c'è da sottolineare una cosa, che questo elegante metodo di connessione molto, diciamo, intuitivo, che funzionava sia su Macintosh che su Windows 95 e 98 con un semplice drag and drop, ecco, non era eccezionale come velocità, perché passava tutto su una porta seriale, quindi una rete abbastanza lenta. In genere, diciamo, si aveva velocità da 300 kb al minuto, e quindi non è che fosse stato una cosa eccezionale, ma comunque era utile, perché invece di stare a smanettare dai programmi terminali, in un botto con un semplice drag and drop si risolveva il problema del trasferimento di dati, quindi praticamente di non di programmi ma di documenti, quindi di files creati dai relativi programmi, quindi ad esempio su Windows, che poi si aprivano semplicemente sull'altro Windows. Quindi su Windows, su PC si creava un file, poi si trasferiva il documento sul Macintosh, e sul Macintosh c'era Office e si apriva il relativo documento. Il problema consisteva nel far transitare il documento da PC a Macintosh e da Macintosh a PC. Adesso passiamo alla Ethernet. Ovviamente, diciamo, con la rete Ethernet era tutta un'altra cosa, quindi o si costruiva all'epoca lontanissima un cavo incrociato per collegare direttamente le due Ethernet, ma adesso non serve più perché sono tutte autosensitive, quindi basta un hub, collegarlo, i relativi cavetti Ethernet attaccati ai computer, e quindi basta stabilire una rete TCP/IP. Ovviamente fate attenzione agli IP che usate e alle relative subnet. Se utilizzate gli IP di tipo 192.168 è ovvio che dall'altra parte si deve utilizzare la stessa rete, altrimenti non vi troverete mai. Dunque, come si faceva con la Ethernet? Semplicissimo, era una volta impostato il protocollo TCP con la Ethernet per poter, diciamo, utilizzare il protocollo FTP. Come prima possibilità il Macintosh poteva essere il server, il PC userà un client FTP, quindi sul Macintosh bastava attivare la condivisione della cartella a tutti con un server, ad esempio dell'applicazione NetPresence,
e automaticamente dal Windows con un client FTP si invocava praticamente l'indirizzo IP dell'altro Macintosh e si arrivava direttamente nella cartella condivisa, si selezionava il file, si scaricava, voilà, già bello e fatto. Ovviamente oltre che con l'FTP si poteva fare anche in locale con il protocollo HTTP. In questo caso c'era sempre NetPresence per il Macintosh oppure WebStar, e quindi da browser sul PC si attivava ad esempio HTTP due punti doppio slash i 192.168 a seguire il numero dell'IP del Macintosh. Il PC si collegava al server, diciamo HTTP, e automaticamente c'era la possibilità di scaricare il relativo file. L'alternativa era praticamente attivare la condivisione sul Windows, Windows 95, Windows 98, quindi condividere una cartella, e su Macintosh installare il praticamente PC MacLAN Connect, che era un software commerciale. Esisteva quindi praticamente per Windows, che era Windows 3, che era gratis, per Windows 95, 98 e per Windows NT, che invece era il software commerciale. Quindi montava sul PC, ecco, il protocollo Apple Talk via Ethernet, quindi praticamente si condivideva una cartella su Windows 95-98 utilizzando però i protocolli Apple Talk. Di conseguenza, con il servizio Apple Share su Macintosh, al volo si prendeva praticamente, ci si connetteva a Windows e si scaricava utilizzando i protocolli di Apple Talk. Quindi per il Macintosh era come collegarsi ad un altro Macintosh che stesse condividendo una cartella. Su Windows invece occorreva appunto utilizzare PC MacLAN, perché installava su Windows i protocolli relativi a Apple Share. Sì. Poi c'era un'altra opzione che era Dev. Questo trasformava, installava sul Macintosh i protocolli Microsoft per la condivisione utilizzando NetBIOS su TCP, quindi era l'esattamente contrario di PC MacLAN. Mentre su PC MacLAN su Windows si installava i protocolli di Apple, Apple Share, Dev, che era un programma per Macintosh, il link lo trovate sempre in descrizione, non so quanto siano ancora utili, ma comunque tant'è. Dev installava praticamente su Macintosh i protocolli di condivisione di Windows, di conseguenza ci si collegava al computer Windows 95-98 che era convinto di avere dall'altra parte un altro Windows, mentre in realtà c'era un Macintosh che aveva gli stessi protocolli di comunicazione di Windows. Ecco, questo è più o meno tutto per quanto riguarda i link dei vari software, li trovate in descrizione di questo file, per delle soluzioni di retrocomputing per collegare in rete sistemi Macintosh Classic con praticamente vecchi computer come Windows 95, Windows 3.1, Windows 98, NT4 e quant'altro. Ok, per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.